tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi accolgo qui con questo mood un po' caraibico, con questa vibe un po' afro, per parlarvi dei miei prodotti, dei miei 10 prodotti top low cost sotto i 10 euro. Partiamo subito. Ho riscoperto dopo tantissimi anni l'HD Liquid Coverage di Catrice. È un fondotinta chiacchieratissimo che ha veramente un rapporto qualità-prezzo ottimo, dura tantissimo, ottima coprenza, molto sottile, perfetto se cercate un prodotto dalla buona performance. Assomiglia a tantissimi fondotinta molto più costosi e veramente l'unica pecca di questo prodotto è che non ha una selezione colore ampissima. Spero che veramente lo facciano in 50 tonalità perché questo fondotinta è la vita. Io ho lo 036 Hazelnut Beige ed è un pelo chiaro per me, un pelo beige. Comunque questo veramente vale la pena provarlo. Anche se il colore non sarà esatto, magari lo aggiustate con qualcosa sopra, però veramente favoloso. Sempre di Catrice vi faccio vedere altri prodotti che mi piacciono da morire. Ho usato quasi tutte queste cose già in video. Se ce la faccio vi metto nelle schede i video dove insomma applico questi prodotti. E nello specifico ho provato anche queste due palette di Catrice della serie Pro Slim Eyeshadow Palette. Questa qui è la Next Gen Nudes e questa è la Neon Earth. Sono delle palette semplicissime, comodissime, con un piccolo specchio all'interno e una selezione colore veramente interessante. La performance è secondo me più che buona, ovviamente, per i soldi che costa. Guardate qui, cioè con queste due palette praticamente voi state a posto per tutta la vita. Hanno delle texture interessanti, sono molto lavorabili, sono molto complete, perché vedete abbiamo una selezione colore veramente vastissima. In entrambe queste palette abbiamo sia il colore di transizione che il colore avorio, che il marrone scuro, quindi io ve le straconsiglio. Se trovate anche altri colori prendetele ad occhi chiusi, perché se volete qualcosa senza troppe pretese, ma che vi dia gusto e vi faccia anche divertire, queste fanno per voi. Sono rimasta particolarmente colpita da questa palette di Catrice, la Luminize Highlight and Blush Glow Palette. È una palettina che a vederla così dite: sì, vabbè, la solita palette, insomma. È una palette di illuminanti e questo qui si potrebbe definire un blush illuminante. Ma veramente, signori miei, abbiamo una scrivenza, un payoff, una setosità incredibile. Cioè, io quando l'ho vista sono rimasta di sasso. Guardate che roba. E praticamente la uso sempre. Somiglia tantissimo come effetto, anche se la texture è un po' diversa, ai miei amati illuminanti di Dior Backstage, quindi questa pure credo sia un'edizione limitata, non ve la fate scappare. Poi, sempre di Catrice, sto adorando questo mascara che pure vi ho già mostrato, l'Iconista Lash Millionizer Volume Mascara Waterproof. È un mascara anch'esso estremamente low cost che mi piace tantissimo perché oltre a fare delle belle ciglia dura molto perché è waterproof e poi ha questo scovolo piccolissimo e curvo che è l'ideale per andare proprio all'attaccatura delle ciglia se non avete gli occhi molto grandi. Mi è piaciuto molto molto. Concludiamo con Catrice, almeno non ne parliamo più. Mi sono stati inviati questi smalti. All'inizio non è che li avessi tanto considerati, ma durante la quarantena, invece, che insomma avevo le unghie disastrate, li ho usati tantissimo e tra l'altro sono privi di particelle microplastiche, quindi sono anche dei prodotti sostenibili e sono veramente dei buoni prodotti. Costano pochissimo, durano tanto, il payoff è molto lucido, sono veramente adorabili, quindi ve li consiglio. In molti video mi avete chiesto, infatti, durante la quarantena che smalti indossassi e nella maggior parte dei casi era questo qui, il 95. Sesto prodotto low cost che mi è piaciuto da morire, che vi consiglio tantissimo, è il Wonder Ink l'eyeliner in penna di Rimmel.
Ne parlano tutti, pur essendo un eyeliner in feltro, ha una punta sottilissima, efficientissimo, ce l'ho ormai aperto da diverso tempo e non fallisce un colpo. Penso che sia una delle migliori uscite di Rimmel nell'ultimo periodo. È stato osannato da tutti e vi confermo che è veramente un ottimo prodotto. Settimo prodotto, le iMatic Precise di Bella Oggi. Bella Oggi è un brand che io avevo adocchiato da Tigotà, il suo essere molto molto low cost, e poi dopo un po' ho iniziato a collaborarci e mi hanno inviato queste matite che sono veramente ottime. Sono delle matite automatiche, nello specifico adoro questa verde. Vedete che si aprono così e poi si possono sfumare in velocità con il pennino dietro, perché poi si settano, quindi diventano waterproof, quindi bisogna essere veloci nel lavorarle. L'unica che forse non mi fa proprio impazzire è questa qui marrone, che non è un marrone molto scuro, ma la blu e la verde sono da avere. Ottavo prodotto, io spero veramente che li mettano in gamma permanente questi ombretti liquidi matte di Wycon. Sono degli ombretti che a vedersi sembrano dei gloss e invece si applicano in questo modo, si spandono semplicemente e dopo qualche secondo si asciugano completamente matte, lasciando una palpebra setosa, senza imperfezioni, effetto nudo ma perfezionato, uniformato. Io li adoro anche per look editoriali, per lavoro. Questo è un prodotto che mi auguro tantissimo che rimanga in gamma. Comunque attualmente credo che ci sia ancora sul sito, perché comunque fa parte della collezione primaverile, si chiama Matte Film e la collezione mi pare che sia la Genderless. Nono prodotto e decimo prodotto, adesso andiamo a Mesauda, sono i Lip Cocoon, i loro balsami colorati. Attualmente io indosso questo qui, questo color cocomero, che si chiama Apricot. Vedete, è un color anguria. Vi danno idratazione, colore per un uso tutti i giorni, anche sotto la mascherina, sono fantastici. Ci sono in colori adorabili, c'è anche questo che uso tantissimo, il Coco Boom 101, che è un nude rosato bellissimo. Sono dolcissimi, hanno un profumo buonissimo, idratano tantissimo, io li trovo spettacolari. Una delle uscite migliori di Mesauda, anche se lì per lì mi sembravano banalotti, invece li amo. E un'altra uscita sotto i 10 euro, infatti sono andata anche a controllare sul sito perché ho detto non è possibile che questo prodotto costi meno di 10 euro, e invece sì, sto parlando dei loro Extreme Gloss. Questi prodotti sono fantastici, mi sono stati inviati, ci sono tantissime colorazioni, dalle più naturali alle più sature, e sono veramente i gloss migliori che io abbia mai provato. Sono delicati, non fanno spessore, non appiccicano, sono leggermente glitterini, alcuni quasi duochrome, ma non lasciano assolutamente pezzettoni, insomma, di brillantini. Sono veramente dei prodotti fantastici e poi Mesauda riesce sempre a darci una qualità molto molto buona ad un prezzo comunque estremamente onesto. Bene ragazzi, la carrellata dei top low cost sotto i 10 euro è finita. Io spero che questo video vi abbia fatto compagnia, vi abbia intrattenuti. Fatemi sapere anche se qualche prodotto ha destato la vostra curiosità, se lo acquisterete o se già magari l'avete provato. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere tramite un pollice in su ed iscrivendovi a questo canale se non lo avete ancora fatto, per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto la prossima volta. Ciao!